Sfida delicatissima in chiave salvezza, quella al palazzetto dello sport di Ponticelli tra il Napoli Alpino e il Friends Cicciano, con i padroni di casa che devono assolutamente tornare al successo e il Cicciano che rischia dal ritorno del Pomigliano di precipitare addirittura in Serie C2 dalla porta principale. Andiamo a vedere le fasi salienti del match dopo la stretta di mano dei due allenatori nelle rispettive avversarie. In porta ci vanno Rinaldi da una parte e Infante dall'altra. La prima occasione è per il Napoli Arpino con questo tiro di giocallone deviato da Infante, poi prova a far tutto da solo Maddalena con questo destro e la parata ancora di Infante, ancora in area di rigore la conclusione di Granata con il portiere del Cicciano, sempre attento tra i pari. Attenzione a Maddalena che sradica il pallone da un avversario, poi dribbla un altro e deposita la sfera in fondo al sacco. Al decimo minuto il Napoli Arpino è in vantaggio, ma reagisce subito il Friends Cicciano, approfitta di questo rimpallo Carfora che trafigge così Rinaldi al minuto numero 12. Il Napoli Arpino si affida ancora alla classe di Maddalena, ripartenza e poi la grande risposta ancora di Infante, in tuffo in calcio d'angolo sull'altra sponda ci prova Nastri, l'altro bomber di razza a far male a Rinaldi che si oppone con il corpo, qui reclama un calcio di rigore il Napoli Arpino, non ci sembra netto il fallo subito in aria, poi ci prova con questa conclusione Paduano alta sulla traversa, attenzione ancora a questa chance doppia di il numero 16, si tratta di Grillo che non riesce a trovare il gol, lo trova invece Spigonardo al minuto numero 22 che riporta così avanti il Napoli Arpino. È una gioia effimera perché da questo calcio d'angolo arriva il pareggio immediato di Pizzini dopo 3 minuti, ristabilita la parità 2-2, ci prova ancora a Maddalena con il destro che va a lambire l'incrocio dei pali, Nastri fa tutto benissimo, anche la conclusione però troppo centrale, facile preda di Rinaldi, non perdona invece Maddalena che in chiusura di primo tempo con questo splendido diagonale va a trovare la rete del 3-2 del nuovo vantaggio per il Napoli Arpino. Con le immagini siamo al secondo tempo, prova subito il gol il Fensicciano con il montante colpito su calcio piazzato, poi il salvataggio di Paduano, il ripiegamento difensivo fa tutto benissimo solo, anche la conclusione ma Infante attento tra i pali e poi la palla gol per Miele sprecata con l'uscita del portiere Rinaldi, ancora una chance per il Napoli Arpino che vuole chiudere il match, il dai e vai splendido tra Maddalena e il numero 10 Inno per il gol del 4-2 di Maddalena al minuto numero 40. Il Napoli Arpino trova il doppio vantaggio ma non riesce a chiudere la partita, qui ancora una chance per Grillo, poi la splendida azione personale di Solo con la parata di Infante, ancora questa chance con il palo colpito da posizione impossibile, poi di nuovo Maddalena, l'uscita di Infante nel finale, l'assalto della formazione di Napolitano qui con Infante schierato portiere di movimento, la parata in tuffo di Rinaldi che si salva così in estremis, poi ancora la conclusione di Nastri, l'occasione per archiviare la partita con la clamorosa palla gol fallita da Granata, poi splendido l'aggancio al volo di Carfora, il passaggio in aria, poi il gol di Nastri praticamente allo scadere, non c'è più il tempo per recuperare e il Napoli Arpino che di misura 4-3 porta a casa una vittoria importantissima in chiave e salvezza. Il Cicciano adesso deve guardarsi le spalle.